Buonasera, grazie a tutti. Stasera sono un po' più riposato perché dopo 36 ore di con gli occhi aperti a vigilare e a seguire il risultato non solo delle elezioni del sindaco ma anche dei consiglieri comunali, qualcuno lo vedo qui e faccio i miei complimenti perché insomma anche da qui parte il riscatto della città. Oggi ho dormito un bel po' di ore, quindi ho recuperato qualche forza in più e ce ne serviranno parecchie da qui ai prossimi giorni. Vi racconto due episodi che danno un po' il senso un po' del nostro modo di amministrare la città nei prossimi anni. Uno è un po' a qualche aspetto negativo, uno invece ci dà un po' più di fiducia. Intanto noi già da oggi, nonostante la proclamazione avverrà solo domani, siamo impegnati a cercare di capire, di accelerare i tempi per cercare di capire quali sono i modi migliori per formare la giunta, destreggiandoci tra i meccanismi del decreto del Rio, che sicuramente non ci agevola il compito. Va bene, detto questo, la prima telefonata è stata questa, non diciamo di chi, ma insomma una persona abbastanza autorevole che mi ha detto vabbè, auguri sindaco, c'è già una possibilità, hai già la possibilità domani di avere subito 15 milioni dentro. Beh, di che cosa si tratta? Sai, il demanio, la Cassa Depositi e Prestiti sta avviando un percorso per l'acquisto di beni immobili, beni di pregio. Noi abbiamo visto che il Miramare è in vendita, saremmo interessati all'acquisto. Sai che bello iniziare con una ventata di liquidità subito nelle casse del comune? Io ho risposto, grazie, ma la nostra visione sul patrimonio del comune è tutt'altra. Noi non vorremmo, non vogliamo e non lo vogliamo svendere, vogliamo piuttosto pensare a valorizzarlo. Ma scusa, tu così dici no a un'opportunità che darebbe sollievo alle casse del comune? Diciamo no, intanto per coerenza, perché lo abbiamo già detto in passato che non vogliamo svendere questo patrimonio, ma soprattutto perché dare l'idea che casa tua è in vendita, dare l'idea che tu da primo cittadino ti insedi e la prima operazione che fai non è quella di recuperare, no, e di puntare sul patrimonio della città, ma l'idea è quella di vendere, dai un messaggio sbagliato ai cittadini perché possono pensare che anche loro sono in vendita, cioè il sindaco, il padrone tra virgolette di casa, il nostro papà, il padre di famiglia, arriva e inizia a vendere i nostri gioielli. Beh, che garanzia abbiamo noi? Come facciamo a sentirci tutelati? Quindi anche in questo caso, come abbiamo fatto anche in campagna elettorale su altre richieste che sono arrivate alla nostra porta, abbiamo detto no grazie, rifiutiamo l'offerta e andiamo avanti. E devo dire che la persona era abbastanza, come ho detto prima, autorevole nel dire questa cosa. La seconda invece è positiva, però ci fa capire che davvero l'operazione trasparenza che noi abbiamo detto come primo punto da fare una volta insediati è davvero necessaria e fondamentale. La telefonata peraltro è arrivata pochi minuti, ecco perché sono entrato un po' con ritardo, Mario, è arrivata al ministro Graziano Del Rio, il quale diceva guarda, noi stiamo cercando di completare l'iter per sbloccare la situazione del Palazzo di Giustizia, però sono 15 giorni che aspettiamo che i commissari ci mandino la relazione sulla consistenza patrimoniale del Comune. Senza quella, che noi aspettiamo davvero da quasi 2 settimane, non possiamo andare avanti, quindi per cortesia domani, quando ti proclameranno, sollecitali perché altrimenti si blocca tutto l'iter. Ecco, questo che cosa significa? Significa che il tanto chiacchierato rapporto diretto e di collaborazione con il governo, con i ministeri, con Roma, con il Parlamento romano, è in questo che realizza e si concretizza. Nel senso, basta soltanto una telefonata per dirti guarda, c'è questa possibilità, possiamo sbloccare questa cosa, facciamola. E questo è il rapporto diretto che noi vogliamo avere con Roma. Da un lato non farci
dettare l'agenda, non farci dire puoi avere 15 milioni però devi vendere questo, quindi andare noi a imporre il nostro gioco, dall'altro però avere la facoltà e la possibilità di dialogare in maniera più diretta senza passare dai filtri, senza passare dai centralini, senza passare dalle batterie di Palazzo Chigi, del Viminale e quant'altro. Quindi noi su questo piano vogliamo giocarci la partita sui tavoli romani, pretendere intanto rispetto per la città di Reggio Calabria, pretendere che un'intera generazione o più generazioni continuino a pagare attraverso tasse e tributi comunali il peso di un piano di riequilibrio creato non da noi, un buco di bilancio creato non da noi, è su questo che noi chiediamo il rispetto, ma soprattutto la possibilità di realizzare la nostra idea di città, non quella che ci viene imposta dagli altri. Questa con estrema chiarezza, senza alcun infingimento. Naturalmente questo sarà molto più facile, sarà molto più diretto se anche la partita regionale vedrà un risultato positivo come quello del Comune. Io naturalmente faccio il mio più grande in bocca al lupo a Mario Liverio e a tutti i candidati del PD e del centrosinistra al Consiglio regionale. Tuttavia, consentitemi un abbraccio affettuoso e di solidarietà, come è stato fatto subito dopo la presentazione delle liste, anche nei confronti di Nino De Gaetano da un lato, ma anche di Demetrio Naccari dall'altro, che è difficile digerire una decisione del genere davvero a 12 ore dalla presentazione delle liste, però sono persone che hanno dimostrato tanto in passato, hanno combattuto battaglie importanti come quelle che sono state ricordate anche all'inizio, quindi sono persone, sono politici, sono patrimoni intellettuali, di cultura, di politica, di possibilità che questo nostro Partito Democratico ha e non può disperdere. Quindi l'invito che faccio qui da questa, a questa platea, a questo pubblico e a Mario Liverio soprattutto, è quello di insomma continuare a camminare insieme e cercare di trovare i modi affinché queste risorse che il Partito Democratico ha non vengano disperse. Non è un caso che io dica questa cosa, e non è naturalmente detta così soltanto per dire, perché un tipo di scelta maturata a poche ore dalla consegna delle liste e a pochissime ore dal voto nella città di Reggio Calabria poteva anche provocare dei terremoti, perché non è detto che Nino De Gaetano in maniera leale, coerente, onesta e trasparente tenesse basso il, come dire, in un certo senso, non voglio dire la rabbia, però l'amarezza per, non mi veniva il termine più adatto, l'amarezza per questo tipo di decisione. Loro lo hanno fatto in maniera coerente e leale e di rispetto nei confronti del partito al quale appartengono, e queste non sono cose che devono passare inosservate. Noi potevamo uscire male da questa situazione, ne siamo usciti bene grazie alle persone che sono state protagoniste di questa situazione, ed è giusto anche per questo che questa situazione non vada dimenticata. Naturalmente la lista è altrettanto competitiva, perché Nicola Hirta da un lato, Sergio Romeo dall'altro, oltre agli altri componenti che già c'erano, insomma, ci danno la possibilità di sperare che anche alla Regione il Partito Democratico torni, come lo è stato per le elezioni comunali di Reggio Calabria, a essere il primo partito. Questo ci dà grande forza, per questo noi combatteremo e affronteremo anche questa battaglia elettorale, lo faremo naturalmente insieme a voi, insieme a tutte le persone che vorranno accompagnarci. Grazie. Grazie a tutti, ovviamente scusate se ho dimenticato qualcuno, il neo consigliere comunale, se si volevano accomodare qua, insomma, ovviamente erano i ben accetti. Diamo la parola ovviamente a Mario Liverio.